Questo programma è offerto da BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole, Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Villa Puglia. Gentili telespettatori, buonasera. Beh, vale il solito adagio: non è venerdì se non c'è Polifemo, è venerdì e ci siamo con Polifemo, l'occhio di Abate. Una trasmissione questa che vedrà una prima parte in cui parleremo del momento che vive Taranto, considerando soprattutto la situazione Ilva, le implicazioni relative al conflitto, diciamocelo, che si sta creando tra magistratura e governo, ma ipotizzare degli scenari per l'economia tarantina. E torna il leitmotiv: Taranto senza Ilva può vivere? Una seconda parte invece, uno speciale dedicato alla huila pesca, al settore della huila che si occupa di agroalimentare, e proprio perché riteniamo che vi siano delle alternative alla grande industria, e quindi sfruttare le risorse naturali del territorio, sfruttare l'agricoltura, sfruttare la pesca, sfruttare l'agroalimentare. Andiamo subito a salutare gli ospiti di questa puntata, a partire dal dottor Tommy Lucarella. Lui è segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico. Il professor Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link. Michele Conte, il dottor Michele Conte, fa parte di Federmanager. E poi, dulcis in fundo, last but not least, Francesco Rizzo, segretario provinciale di Taranto dell'USB. Quindi abbiamo la rappresentanza politica, la rappresentanza del mondo ambientalista, Federmanager, il mondo quindi della in rappresentanza dell'imprenditoria, e poi il sindacato, appunto, con Francesco Rizzo dell'USB. Partiamo subito da Tommy Lucarella. Lucarella, una Taranto che vive questa contraddizione, abbiamo detto migliaia di volte, tra lavoro ed ambiente. Però in ogni caso, Lucarella, si vede proprio, diciamocelo, anzi più forzature da parte del governo nei confronti per salvare a tutti i costi l'Ilva, ma forse non sarebbe il caso, vista anche la crisi che vive l'acciaio e le ricadute appunto sull'Ilva di questa crisi dell'acciaio, già da ora pensare ad un futuro senza Ilva, altrimenti noi saremo in eterni prigionieri delle ciminiere. Questi tentativi del governo di voler salvare a tutti i costi lo stabilimento e poi alla fine non risolvono il problema, perché prima o poi Taranto sarà senza Ilva. Allora tanto vale toglierselo subito questo dente, questo molare, un molare, dobbiamo dire, infetto, e quindi ciò che è infetto è anche dannoso, incurabile forse. Non è facile il suo ruolo, no, da tarantino e da rappresentante cittadino, massimo rappresentante cittadino del PD. Senti, io penso che noi dobbiamo cominciare a parlare, io ho sentito dire da te delle frasi, no? Dobbiamo salvare l'Ilva. No, io non la voglio salvare. No, infatti, dico, lungi da me. C'è qualcuno che vuole salvare l'Ilva, che è il governo nazionale, e ci dobbiamo togliere il volare, tutto questo. Potrei alla fine essere anche io come... Concordo. A un certo punto divento anche io una persona del genere e dico, vabbè, cominciamo a dire che dobbiamo diversificare il lavoro, dobbiamo cominciare a pensare a un'alternativa,
dobbiamo toglierci molare, condivido benissimo. Sono tutte questioni che chiaramente noi, io penso chiunque che sta qui dentro, chiunque sta lì fuori, chiunque della città di Taranto vorrebbe, avrebbe voluto negli anni, sino a, per tanti anni, avrebbe voluto diciamo, diversificare questo tipo di impostazione della città vista a uso e consumo dell'acciaio. Avrebbe voluto lanciare quello che era il settore del turismo. Ma io pongo a me stesso e pongo agli astanti che stanno qui vicino una domanda che certamente guarda caso, proprio è da stamattina che comincio un pochettino a pensarci. Là dentro vivono, e Rizzo ce lo può dire più di noi perché è una persona competente che lavora lì dentro, forse vivono 15.000, non lo so, quante persone lavorano lì dentro? 11.500 dipendenti diretti, più quelli dell'indotto. Voglio porre una domanda a me, ma la pongo a tutti quanti. Bene, diversifichiamo i lavori, togliamoci il morale, facciamo tutto quello che volete voi, no? Però dobbiamo prima di tutto iniziare a dire e a capire dove dobbiamo sistemare i 20.000 lavoratori che stanno lì. Però Lucarella, giusto, però se non partiamo non arriveremo mai. Fermo restando che tu hai detto una cosa, diciamo, che per quanto mi riguarda sposo benissimo. Cioè, noi dobbiamo agire anche nella costruzione dell'alternativa, cosa che fino adesso, senza prosciutto davanti agli occhi, abbiamo capito che non c'è stata. Oggi ci sono forze, mi auguro, c'è l'impegno del governo che in questo momento si trova lì a dover dare dei soldi per poter rilanciare e dare un nuovo sviluppo alla città di Taranto. Penso che la palla deve essere colta, cominciare a fare progetti, e certamente quello che ho sentito dire dell'attenzione, così come oggi pomeriggio del ministro Pinotti, ma anche dello stesso Renzi, ma anche di De Vincenti che è venuto a Taranto, cioè di tutti questi milioni che arrivano, c'è bisogno però di presentare dei progetti per poter dare un futuro diverso alla città. Ecco, il discorso, poi c'è anche un altro problema, ne parleremo anche tra un po'. Il governo dice non è un decreto salva Ilva, ma è un decreto salva Taranto, e assieme alle prospettive, agli elementi relativi all'Ilva vengono annunciati una serie di provvedimenti che dovrebbero favorire la città di Taranto. Però quando vedo quello scandalo che sta accadendo con l'ASL, dove praticamente il reparto di cardiologia dell'ospedale Moscati viene ridotto ai minimi termini per far smaltire le ferie, dico per dire, o altri tagli che ci saranno in ambito sanitario e che guarda caso andranno a colpire un territorio, quello tarantino, che invece dovrebbe ricevere aiuti ben maggiori visto il danno ambientale e sanitario prodotto dall'Ilva. Beh, dico a questo punto, scusatemi, l'università ci tagliano i corsi, maricoltura non esiste più e beni archeologici, mi pare, viene meno. Signori cari, ma in che modo? L'arsenale, promesse, speriamo che si veda qualcosa, ma salvare Taranto non vuol dire salvarla a parole. Significa fare dei progetti che diano appunto lo sviluppo alternativo. Se siamo arrivati a 8 decreti, evidentemente questo medico, il governo non riusciva tanto a curare l'ammalato, visto che ha dovuto cambiare 8 terapie. Stando che per quanto ci riguarda, io dico, non per ritornare sui vecchi detti, che forse a parte sono stati sempre detti e ridetti, bisogna contemperare quello che è l'ambiente con il sì, fin quando io dico quando è possibile, ben venga, però finora l'ambiente non è stato no. Se nel momento in cui noi ci accorgiamo che fra tot anni questa storia, come tu hai paventato, non dovesse andare nella giusta maniera, ma l'ho detto anche a Emiliano, con cui ho un ottimo rapporto, ho detto ora sei stato eletto, benissimo, vediamo ora quello che farai. E comunque Lucarelli, io le dico la verità, apprezzo la sua posizione come segretario cittadino del PD, perché lei è aperto mentalmente in questa direzione. Viceversa, con tutto il rispetto, ma non ho ben compreso l'atteggiamento del vostro leader Michele Pelillo, per il quale questi decreti che sta varando il governo sono il toccasana, sono la panacea, rappresentano il momento storico, epocale, alla faccia. Ce ne sono voluti 8 e stiamo punto e da capo. Io sinceramente, con tutto il rispetto,
La posizione dell'onorevole Perillo non la condivido neanche allo 0,00001%, apprezzo un'apertura. Il suo, per fortuna nel PD non siete tutti uguali, grazie a Dio. Ti ringrazio, grazie a Dio. Volevo soltanto, non è una difesa nei confronti dell'onorevole Perillo, che non ne ha assoluto bisogno da parte mia di essere difeso, certamente. Però certamente lui dice, noi ci troviamo di fronte ad una situazione, come tu dicevi, salvare o buttare a mare tutte le cose. Allora si sta tentando in tutte le maniere di dare uno sviluppo diverso a questa azienda, che non è una piccola azienda, è un'azienda a livello internazionale, è una, diciamo, è un'azienda siderurgica che certamente si può ascrivere tra le primissime aziende a livello europeo e quindi, come dicevamo, a livello internazionale. Si sta dando da fare Perillo, ovviamente, che è l'unico elemento della maggioranza all'interno del governo di Taranto, della città di Taranto. E mi perdoni, ha dimenticato Ludovico Vico. Chiedo scusa. Lui c'è. Forse non si vede, ma c'è. No, dico, è l'unico che stava. Ludovico è entrato da pochissimo. Sì. No? Quindi è l'unico che si è battuto nel passato per arrivare agli 8 decreti e adesso ha, grazie a Ludovico Vico, anche l'appoggio. Però sappiamo che ci sono state delle vicende con l'Ilva da cui Vico non esce proprio bene, ma lasciamo perdere, stendiamo un velo, però, Vico, più o meno pietoso. Questa è una falsa... Non entro nel merito. Cioè, l'onorevole Ludovico Vico, tra i 44 che sono stati ascritti per altri motivi dalla magistratura, non è stato ascritto lì. Però eticamente... Diciamo che c'è, quel passaggio lo ha dichiarato, ha detto che stanno i soldi, che li ho dati alla Camera. Vabbè, il bello, sapete qual è del sistema elettorale? Che io metto una persona nella parte alta o tra i papabili eletti, me ne vado alle Seychelles e poi o sono bello o sono brutto, mi ritrovo eletto. Fortuna speriamo anche di Vico. Cambierà questa cosa. Ma speriamo. E intanto è il momento del professor Marescotti, mentre il governo si affanna in ogni modo a voler salvare l'Ilva, a Taranto purtroppo l'inquinamento non si ferma. Però dalla teoria dobbiamo passare alla pratica. È facile dire chiudiamo l'Ilva, lo dico anch'io, però poi ci sono, dicevamo, 11.500 unità di dipendenti diretti. C'è tutto l'indotto. Quanto poi al comportamento del governo, noto delle stranezze, non si è mai visto da nessuna parte che si garantisce l'impunità ai commissari con il decreto precedente, appunto l'ottavo con il settimo, e poi ancora con l'ottavo in cui in buona sostanza si dice tu magistrato hai sequestrato, il governo entra a gamba tesa, dispone il dissequestro a condizione che vengano date delle garanzie dall'azienda. In buona sostanza il governo dice all'azienda tu di che fai la brava e ti permettiamo di produrre regolarmente. Insomma, Marescotti, ma vorrei incentrare soprattutto sul discorso di una Taranto eventualmente senza Ilva, anche perché poi l'azienda è in perdita e i grandi numeri, il mercato dice che prima o poi la crisi dell'acciaio potrebbe anche indurre l'Ilva stessa a salutare tutti e quindi prima ancora che i tarantini si affannino a trattenerla potrebbe avvenire proprio il contrario, che è lì che se ne va. Sì, noi abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda la crisi mondiale dell'acciaio. Questo è il primo anno nel quale la Cina, che è stata la grande locomotiva della siderurgia mondiale, invece di aumentare la propria produzione, sta invece continuando a produrre la stessa quantità. Non c'è un incremento della produzione di acciaio. In questa situazione noi abbiamo una tendenza da parte della Cina ovviamente a incrementare le esportazioni e quindi anche il margine di profitto a livello mondiale della siderurgia tende ad abbassarsi. Abbiamo un eccesso di capacità produttiva globale che è stato stimato intorno ai 300 milioni di tonnellate annue, ossia si possono produrre la capacità produttiva eccessiva in eccesso di 300 milioni di tonnellate annue di acciaio, quando la produzione dell'Ilva è intorno
a 8 milioni di tonnellate all'anno. Ci sono dei dati che sono stati forniti dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore non è il Vangelo, però chiaramente è un quotidiano di alta finanza, estremamente autorevole, il quale ha sottolineato queste cifre, questa perdita. Il mondiale dell'acciaio ne soffre particolarmente l'Ilva, che avrebbe una perdita di circa 60 milioni di euro al mese, che diviso per 15.000 lavoratori, abbiamo praticamente una perdita mensile di circa 4.000 euro al lavoratore. Questo significa che stiamo noi mantenendo Ilva e che questa è ormai un'azienda assistita, un'azienda che non ha più futuro, proprio perché potrebbe avere futuro se si profilasse una ripresa del mercato dell'acciaio, ma che, come abbiamo visto, persino la Cina sta fermando la propria... Lucarella, nonostante le difese del PD, potrebbe essere proprio il mercato a chiudere, a spegnere gli altoforni. Ma come dicevamo prima, io vorrei attenermi più che altro ai dati reali, non tanto alle notizie giornalistiche. Capisco, a parte che mi dà molto fastidio il fatto che se noi diciamo 60 milioni di euro, io devo dividere per i lavoratori, ogni lavoratore con 4.000 euro sulle spalle. Facciamo un discorso appunto che riguarda l'azienda, che riguarda i lavoratori, che riguarda il lavoro, che riguarda la salute. Che dobbiamo fare sempre le divisioni a favore di o contro di, o che uno ce l'ha sul collo, questa cosa non mi piace. Cioè i 60 milioni di euro sono delle notizie in questo momento che non sono confutabili, non sono valorate, fermo restando che certamente il Sole 24 Ore è un giornale autorevole. Perché non è depositato bilancio? Non sono il commercialista dell'Ilva. Lei non è neanche il commercialista dell'Ilva, quindi non mi puoi fare questa domanda. Come mai Ilva, che è gestita dallo Stato adesso... Ma la necessità di presentare o meno un bilancio, chiedo scusa, in una situazione complicata come quella di oggi, non penso che il non aver presentato un bilancio secondo i crismi del codice civile possa necessariamente paventare chissà quale. Sono tre anni che non presenta il bilancio, ma sono tre anni che non arregui lo stabilimento, quindi voglio dire, in base a che cosa si fanno delle scelte se non sappiamo quanto sta perdendo? Questo è semplicemente un qualcosa che forse noi non sappiamo, ma evidentemente lo stabilimento lo sa, perché ci sono audizioni continue sia al Senato sia... Perché questa segretezza? Dove vedi? Ma non credo che sia una segretezza, probabilmente è una riservatezza di informazioni che sono ancora in via Però occorre la trasparenza. Ma è tre anni che non sappiamo. Sicuramente la trasparenza oggi è uno dei sistemi in cui una democrazia riesce effettivamente ad essere tale. Su questo, per carità di Dio, nessuno pensa di dover ancora tacere su situazioni che prima o poi verranno sicuramente. No, sono già venute fuori, perché il buco dell'Ilva è 2 miliardi e 900 milioni. Ma sicuramente, voglio dire, non è un'azienda florida, non è un'azienda... E perché la manteniamo? La manteniamo perché esiste un sistema nazionale sul quale l'Ilva incide positivamente o negativamente a seconda delle situazioni che si vengono a determinare. Oggi in Basilicata dobbiamo essere schiavi, dipendenti in eterno, questa è la domanda. Ecco, siamo arrivati dobbiamo essere ecco schiavi, qua, ecco domanda. Qua. Siamo arrivati al punto, io ci stavo girando intorno, ma ci siamo arrivati. Quindi siamo sicuramente nella situazione che noi non la vogliamo a Taranto. Magari potrebbe essere positiva ancora per la nazione, non la vuole nessuno. Ma portiamola via da Taranto. No. Allora, non guardate, vi faccio un esempio. Che non andrebbe neanche in Cina, neanche in India. Per cortesia. Allora, per cortesia, non mettiamo India e Cina in confronto con la siderurgia italiana, perché diremmo una bestemmia clamorosa. Questi impianti non verrebbero neanche trasportati in Cina, perché la Cina sta chiudendo gli impianti come l'Ilva. La Cina è l'esempio peggiore che ci possa essere nella rappresentazione di un confronto tra siderurgia italiana e siderurgia europea. Qui abbiamo qualcuno che sicuramente oggi sa bene le cose come stanno e forse ce le potrà anche meglio spiegare. No, volevo fare un solo esempio. L'ultimo decreto, visto che abbiamo parlato di decreti, posto in piedi dal governo per salvaguardare la funzione, la funzionalità e la messa in funzione dell'AFO 2, è stato fatto insieme ad un decreto che è accaduto per Marghera, cioè per Monfalcone, per Fincantieri.
cos'è accaduto? Per Fincantieri è stato fatto il provvedimento, il giorno dopo la magistratura non è arrivata con un ingegnere qualsiasi a chiedere carte, documenti o a mettere paura a 12-13 lavoratori con tutta la situazione che c'è. Non è accaduto. La magistratura però ha detto io devo applicare il sequestro, la magistratura deve essere applicato il sequestro. La magistratura italiana è magistratura italiana a Taranto ed è magistratura italiana a Gorizia, a Monfalcone e a Trieste. Lì c'è stato un decreto, un decreto legge. Il giorno prima Fincantieri aveva messo in libertà tutti i dipendenti. Dal giorno dopo la situazione non è cambiata ed era un problema di lana caprina. Però qui stiamo parlando della morte di un povero ragazzo che ci ha rimesso le penne. Il sequestro della magistratura è derivato proprio dalla morte di Moricelli. Stando a quello che ha detto se ci vogliamo mettere da una sola parte. No, stiamo abbiamo dialogando. Tutti ragione. Io vorrei che l'Ilva o la produzione dell'acciaio, togliamo l'Ilva, togliamo i Talsider, ma diciamo la produzione dell'acciaio a Taranto non ci fosse più. Economicamente penserei però che se dobbiamo appesantire ulteriormente la bilancia dei pagamenti, dovendo rinunciare all'acciaio, dovendo rinunciare al petrolio, dovendo rinunciare a qualsiasi tipo di attività e volendo semplicemente prendere i soldi dell'Unione Europea per fare ciò che è stato fatto a Bagnoli, che oggi è ancora visibile e che il Sole 24 Ore ricorda ad ogni piè sospinto, attenzione, lo stesso Sole 24 Ore che da una parte giustamente critica la situazione passiva economicamente parlando dello stabilimento, dall'altra parte dice attenzione che lo spettro dell'eventuale blocco dell'Ilva di Taranto, io parlo sempre di Talsider, ma dell'Ilva di Taranto può essere lo specchio, essere Bagnoli. Però, quindi questa Conte, è la posizione. Una posizione però mi ha un po' colpito e impaurito, tra virgolette, nel senso che il presidente di Federmanager dice non può esistere un'economia senza Ilva. Sono presidente del Propeller Club di Federmanager, sono un iscritto. Vabbè, un iscritto. Allora, il presidente del Propeller Club si occupa di economia marittima, il presidente di Federmanager, sono le sue parole, ovviamente il presidente, per l'amor del cielo. Ha detto, dice non può esistere un'economia senza Ilva. Cioè, come a dire, signori, bene o male, fatevi il segno della croce, ambientalizziamo, fingiamo di ambientalizzare, ma finora si è finto di ambientalizzare. Sta in corso le santa bonifiche, miseria. Le bonifiche. Santa miseria. Sta in corso di sanamento. Il passivo, anche le perdite, derivano anche dagli investimenti. Che ma la cartina al tornasole, i parchi minerari che devono chiaramente, quanti insomma. Ma tutta un'altra serie di diamo parola a Rizzo, perché sennò non è un convitato di pietra. Facciamo un attimo, ma resto solo le 1 gennaio del 2016. Ora le ridò la parola, però Rizzo, qui si è parlato di provvedimenti della magistratura. Il provvedimento della magistratura da dove è nato? Dall'ennesima morte sul posto di lavoro. È un esposto che abbiamo fatto. E d'altronde ci sono le parole chiare di Rosati, del GIP Rosati, il quale nel convalidare il sequestro ha detto, lo dico in parole povere, mancavano le misure di sicurezza. Anzi, l'Ilva, all'ultimo, successivamente alla morte di Alessandro Moricella, ha cercato di rimediare a quelle carenze. Diciamo che è successo questo: c'è stato un primo intervento da parte della procura con i tecnici dello Spesal. Hanno dato la facoltà d'uso con 60 giorni di tempo per violazione dell'articolo 71 sulla proiezione di materiale fuso incandescente. Poi il venerdì la USB, noi abbiamo scritto alla Procura della Repubblica e abbiamo detto che era in contraddizione il provvedimento fatto dallo Spesal stesso, perché abbiamo detto da un lato non puoi dirmi quell'impianto è pericoloso e quindi c'è il rischio che qualcun altro possa essere colpito e dall'altro puoi dirmi continua a lavorare però per 60 giorni. Quindi abbiamo chiesto sostanzialmente, noi abbiamo chiesto la fermata dell'alto forno, la messa in sicurezza, il ripristino delle condizioni di sicurezza e poi la ripartenza. Allora qui poi il lunedì successivo la magistratura ha emesso un altro provvedimento con il sequestro.
Io chiarisco subito una cosa, io ci lavoro, sono dipendente di quella fabbrica, ci lavoro da 18 anni, sono anche il coordinatore poi dell'USB provinciale. Io credo che noi siamo andati molto oltre da quell'estate 2012, noi ci siamo infilati in un ragionamento che oggi ci porta a scegliere tra lavorare in quelle condizioni, che non sono condizioni ottimali, lo dico subito, perché al di là pure di tutta una serie di dichiarazioni fatte, io ci vivo là dentro, io le vedo le cose. Cioè l'uomo della strada dice, allora, se, ma la musica è cambiata. Se tu mi fai una domanda e mi dici, ma no, voi state meglio o peggio del 26 di agosto di luglio del 2012, io ti dico molto peggio. Addirittura. Ah. E perché? Perché le condizioni impiantistiche sono condizioni che mano a mano, come dire, sono andate a scemare. Perché mancano i soldi, quella è la verità, è venuto a mancare il primo elemento, i soldi. Noi non abbiamo criticato l'ultimo provvedimento del governo, non l'ottavo, il settimo, quello di Natale. Noi stessi abbiamo detto, guardate, questo può essere un provvedimento che può rilanciare, come dire, le cose sostenibilità dello stabilimento. Ma abbiamo scritto che a quel provvedimento dovevano seguire i fatti, i soldi, che il problema vero è questo. Non sbaglia Marescotti quando dice che noi abbiamo fatto 2 miliardi e 900 milioni di perdite. È la verità quella, e sto buco si è creato nell'arco di 2 anni e mezzo. Anche noi più volte abbiamo chiesto dove sono stati spesi questi soldi, che paradosso è questo, lo stipendio, il monte stipendi Ilva di tutto il gruppo, che non siamo 15.000, attenzione, perché ci sono i 2.000 di Genova, diciamo che solo Ilva, il gruppo Ilva conta circa 22.000 unità, poi tutte le aziende collegate parliamo di qualcosa come 50-60.000 persone in tutta Italia. Sì, ci sono tutta una serie di collegati. No, Ilva diretti siamo 11.000. Ilva non va più di 20.000, cioè siamo, a livello nazionale non supera sicuramente 20.000. I diretti. 11.500 mi pare. Quelli assunti direttamente da Ilva sono intorno ai 17.000, compresi tutti. Poi abbiamo gli appalti, che a Taranto, voglio ricordare che rappresentano comunque ancora un 3.000-3.500 lavoratori. E abbiamo avuto punte anche di 5.500 qua nel 2008-2009, anche qua apro parentesi e chiudo, cioè ci sono persi 2.000 posti di lavoro e nessuno ha aperto bocca su questo, anzi si rischia di perdere tanto altro, tra l'altro poi quelli sono quelli che dovrebbero fare i lavori dell'AIA, i lavoratori degli appalti, quindi c'è, come dire, dal punto di vista del lavoro si rischia il collasso, dal punto di vista della salute. Guarda, se io devo dire, perché sono un dipendente, che in questo momento si sta lavorando per il risanamento, io direi una bugia, non è vero. Cioè rispetto a quello che viene detto, quello che è stato fatto è una minima parte. Allora, guardi, le posso dire che dell'AIA io quello che ho visto sono la copertura di qualche chilometro di nastro e l'aspirazione alla CDA 1, che adesso rischia, a parte in questi giorni, di essere collegata ad un impianto che probabilmente, come dire, da un momento all'altro viene giù perché non è più in condizioni, come dire, e tra ottimali, i nastri di dovevano essere già coperti all'inizio dell'AIA, addirittura Nichi Vendola aveva detto che i nastri erano tutti coperti. Allora il problema è questo, la domanda secondo me che ci dovremmo fare è, a un certo punto, anche se con il senno di poi, ma se dall'inizio avessimo accettato quello che la magistratura ha detto il 26 di luglio, quindi ferma, ripristina e riparti, io secondo me oggi avremmo speso molti meno soldi, avremmo molti meno problemi di tipo ambientale, anche perché non sono così proprio da pensare che uno stabilimento di quel tipo, anche con l'applicazione dell'AIA, sia uno stabilimento che non inquinerà più. Cioè, parliamoci chiaro, è siderurgia quella. Chiaro però che oggi noi non possiamo neanche pensare di mettere in mezzo alla strada 20.000 lavoratori, 17.000 okay. lavoratori, cioè non si può chiudere la Siciliesca, ecco perché chiudo, noi abbiamo chiesto una cosa dall'inizio, noi abbiamo parlato di progetto Taranto, le voglio chiudere con un esempio, nel 2003 Ilva blocca le assunzioni a Taranto, c'è un lavoratore del mio paese che a un certo punto viene chiamato per fare le visite qui, lo chiama Ilva di Taranto e gli dice guarda non c'è la possibilità di lavorare qui perché c'era il blocco, però ti posso mandare alla riva acciaio a Verona, lui disperato senza lavoro parte e va a Verona. Lì a Verona io ho un altro amico che lavorava da tanti anni, che a un certo punto lavorava in un supermercato. Ci incontriamo un giorno e il ragazzo del supermercato mi dice sostanzialmente che anche a lui lì a Verona era stata offerta la possibilità di andare a lavorare. Aveva potuto scegliere, aveva scelto un altro tipo di lavoro. Noi a Taranto è questo che dobbiamo programmare. Cioè noi vogliamo un progetto che rilanci Taranto, partendo da un fatto però.
partendo che domani mattina non è che possiamo pensare veramente di chiudere uno stabilimento e creare, come dire, oltre al danno però alla salute, poi lo riprenderemo anche con Mare Scotti, perché abbiamo interrotto e poi andremo in pubblicità, però si potrebbe anche da ora, non domani mattina, ma da ora dire: se il nonno muore e non ci dà più la pensione, virgola, come ci dobbiamo dare pane? Posso dire una cosa, a Belval, che era uno stabilimento siderurgico centrale per il Lussemburgo e che insieme a tutto il bacino carbonifero dell'industria pesante dava lavoro a 65.000 persone, 15 anni fa hanno deciso di chiudere tutto, queste 65.000 persone, con uno sforzo immane di tutto il sistema politico ed economico, sono stati ricollocati. Okay. Allora, l'argomento mi interessa molto e ne parleremo subito dopo l'interruzione pubblicitaria. Intanto però, prima ancora della interruzione pubblicitaria, voglio mandare, questo riguarda la nostra programmazione, è una parentesi, un po' quello che faremo alla ripresa a settembre con la fine dell'estate. Noi per la verità andremo avanti tutto agosto, ma nell'ambito della mia programmazione su Viva la Puglia Channel ci sarà, oltre ovviamente a Polifemo, c'è sempre lo sportello del cittadino, una sorta di ufficio reclami, si ascolta quello, le varie rimostranze e le proposte del cittadino, delle associazioni, delle varie realtà ioniche e non solo, ci sarà all'interno dello sportello del cittadino una rubrica chiamata appunto Piani Universo Donna, dove verranno affrontate due volte a settimana nell'ambito dello sportello del cittadino le problematiche femminili, con particolare riferimento alla violenza nei confronti delle donne. Per cui ora vi diamo questa anteprima, questo antipasto, ascoltando appunto Gianna Cavallo, che è la responsabile del settore pari opportunità dell'associazione Stella Maris. L'intervista a Gianna Cavallo è al rientro, e dopo la pubblicità il rientro in studio. Parleremo con Mare Scotti e chiederemo proprio a Mare Scotti, domani mattina facciamo questa ipotesi, chiude l'Ilva, punto. Da dove ripartiamo? Facciamo proprio dei progetti, diamo dei numeri concreti, delle ipotesi concrete, altrimenti questa idea di chiudere l'Ilva a qualcuno veramente può far crescere i capelli, soprattutto a chi non ce li ha. Siamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore pari opportunità dell'associazione culturale Stella Maris. Una lodevole iniziativa quella posta in essere da voi, appunto la nascita, la costituzione dello sportello Universo Donna. Tutte le problematiche afferenti, inerenti il mondo femminile. Finalmente, dopo tanti anni di attività sul territorio, su sollecitazione proprio di tante donne vittime di violenza, nasce questo sportello, Universo Donna. Dal 1 settembre sarà a disposizione di tutti. Parleremo di problematiche legate al mondo femminile, ma un occhio particolare verrà posto nei confronti delle donne vittime di violenza, soprattutto violenza intrafamiliare. Sembra un problema molto lontano, ma ce l'abbiamo proprio vicino, ce l'abbiamo a fianco a casa nostra, e in più noi vorremmo essere la spina nel fianco proprio nei confronti delle istituzioni, perché abbiamo notato un certo rallentamento, una poca attenzione nei confronti di queste problematiche. Basti pensare che l'amministrazione comunale non ha ancora istituito la commissione di parità, che per obbligo di legge dovrebbe istituire. Basti pensare che in scadenza del mandato della consigliera di parità la provincia ancora non ha designato la nuova consigliera. Quindi è necessario che le associazioni di volontariato siano proprio attive a sollecitare l'impegno delle istituzioni. In questo vorrei spendere una parola a favore invece sia della questura che dei carabinieri, le forze dell'ordine in genere, che su questo sono sempre presenti. Devo dire che svolgono un compito davvero encomiabile. Ecco, Gianna Cavallo, l'associazionismo che sopperisce ai deficit, alle carenze istituzionali. Sì, e devo dire che con grande proprio stupore mi sono resa conto che dal momento in cui è nata questa iniziativa, tutta una serie non soltanto di donne vittime di violenza che si propongono proprio all'accoglienza di altre donne che hanno una serie di problematiche. Infatti abbiamo organizzato anche un corso di formazione per queste donne e quindi diventa
rappresenta un periodo anche propedeutico al recupero di vittime già di violenza. Ma abbiamo anche avuto il supporto, e ogni giorno sempre di più, di tutta una serie di professionisti, perché abbiamo dei legali che si occupano di diritto di famiglia, diritto dei minori, di psicologi, assistenti sociali, quindi tutta una serie di figure professionali che serviranno proprio a dare un contributo ad aiutare le donne che avranno bisogno, insomma, di sentirsi coccolate, curate, seguite e supportate. A questo proposito esisterà ovviamente un orario, lo predisporrete, di ricevimento, uno sportello, una sorta di ambulatorio, mi passi questa espressione, perché vanno curate, sì, le problematiche femminili, le problematiche delle donne, è proprio un ambulatorio che sa che sia sempre a disposizione. Questo deve essere lo spirito. Questo è lo spirito. Dal 1 settembre poi verrà inaugurato effettivamente lo sportello, quindi comunicheremo, faremo tutta una sorta anche di pubblicità, gli orari di ricevimento, ma quello che è importante è che ci metteremo in contatto anche con tutte le amministrazioni dei comuni della provincia, affinché noi possiamo essere presenti su tutto il territorio. Spesso la donna non ha la possibilità né di chiamare e né di poter raggiungerci proprio fisicamente, quindi cercheremo di sopperire e di superare tutti questi ostacoli. In più, grazie al piano di azione nazionale che è entrato in vigore ad ottobre del 2015, noi abbiamo preso spunto. È importante il recupero della personalità della vittima, ma è importante anche il recupero dell'autore del delitto e della violenza. Su questo cercheremo, insomma, di essere attivi. E a questo proposito ricordiamo che dal mese di settembre, nell'ambito della programmazione di Viva la Puglia Channel, dei programmi che realizzo sul canale 93, vi sarà con frequenza bisettimanale, dunque due volte alla settimana, lo sportello del cittadino, che ospiterà con piacere la rubrica, appunto, Universo Donna. E io devo ringraziare Luigi Abate, che è stato così sensibile nei confronti di questa tematica, che è molto forte e molto sentita. Lo sportello televisivo, quindi Universo Donna, serve per entrare direttamente nelle case di tutti. Grazie Luigi e grazie, insomma, a tutti quelli che vorranno con noi collaborare. È un dovere, perché la nostra è una informazione di servizio, e quindi le donne nel 2015 devono avere la stessa identica parità degli uomini, e quindi devono valere per tutte le donne i diritti costituzionalmente garantiti. Andiamo in pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese.
Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci. Impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, e allora riprendiamo da Marescotti. Allora, dicevamo, l'idea, si dice, lo dico anch'io, domani mattina chiudiamo l'Ilva. E 11.500 dipendenti dove vanno? Cioè, in concreto, come realizzare questa ipotesi? Lei, Bonelli, altri rappresentanti del mondo ambientalista, avete fatto l'esempio di Pittsburgh, avete fatto l'esempio di Bilbao, avete fatto l'esempio di quanto è avvenuto in Germania. Però, dal dire al fare, dall'iperuranio delle idee alla realtà concreta, perché Marescotti, qui mettiamoci nei panni, uno chiude lo stabilimento e domani mattina arriveremo in Italia alla guerra civile, a Taranto alla guerra civile, potremmo trovarci, così dicono coloro i quali non ridiscono dinanzi all'ipotesi della chiusura dell'Ilva, ci potremmo trovare nei panifici e negli esercizi commerciali più di qualcuno con la pistola in mano perché deve portare il pane ai propri figli. È una domanda provocatoria, però voglio una risposta per zittire, per tacitare certe paure. Innanzitutto ci sono gli ammortizzatori sociali che i lavoratori Ilva hanno e che moltissimi disoccupati a Taranto non hanno, per cui da questo punto di vista i lavoratori dell'Ilva hanno maggiori tutele sociali rispetto ad altre fasce. Ma soprattutto prendiamo proprio il dato drammatico dell'attuale perdita di esercizio dell'Ilva, che ripeto ancora una volta e forniamo dei numeri cautelativi, è intorno ai 60 milioni di euro l'anno. Al mese, e in un anno abbiamo perdite che sfiorano il miliardo di euro. Allora, immaginiamo veramente che Ilva chiuda domani e che questi 4.000 euro, invece di essere dati ad Ilva per una 4.000 euro ad operaio al mese, invece di essere dati a Ilva per una gestione fallimentare, vengano dati direttamente ai lavoratori per un'azione di
arricchimento, diversificazione professionale, riqualificazione e riconversione, e che tutto questo venga fornito dallo Stato italiano in cofinanziamento rispetto a un progetto europeo. Un progetto europeo che, ripeto, l'Europa ha già applicato questo schema a diverse aree di crisi industriale. Ci sono dei progetti per le aree di crisi industriale complessa. Ci dice un'area per questo? Sì. Un'area, ad esempio, sì, quella della RUR, molto più grande rispetto a quella dell'ILVA, è l'area dove è nata la rivoluzione industriale tedesca nel 1820. No, nel 2015, non nel 1500. No, stiamo parlando che la RUR ha chiuso moltissime fabbriche inquinanti, e attualmente, se uno vuole andare a farsi le vacanze, le va a fare nella RUR, dove una volta c'erano quelle ciminiere che invece adesso sono state trasformate in archeologia industriale. Ci sono altiforni, ci sono gasolio. Cioè, scusi, ma tu stai dicendo, no, che lo Stato deve prendere così 1 milione di euro, a 60 milioni di euro, chiedo scusa, sì, e deve dare così gratuitamente 4.000 euro al mese ai dipendenti degli... Chiedo scusa, 4.000 euro, no? Gli deve dare così, deve pagare i dipendenti, non devono lavorare, e noi, e poi come dobbiamo campare? Noi che cosa stiamo facendo? Che dobbiamo chiudere l'IVA, deve pagare là, poi dobbiamo pensare all'IVA. Ma ascolti, i dati! Non devi fare soltanto la grande teoria del... I dati sono questi, che attualmente sta perdendo quasi 1 miliardo. Pure sulla questione degli ammortizzatori sociali, ma tu sei stato mai in un ufficio del lavoro dove si fanno le cause degli ammortizzatori sociali? Tu sai che cosa significa avviare la solidarietà? Penso proprio di no. Tu sai che significa andare all'ufficio del lavoro e contrattare la disoccupazione? Penso proprio di no. A parole tutti quanti, sembrava proprio, ma non dici proprio chiaro. Scusami, non voglio dire chiaro. Ti chiedo scusa. Un cavolo. Questo purtroppo fermiamoci, è il destino dei lavoratori dell'ILVA, che non andranno mai in pensione. Ci gratteremo, se ci sono delle persone cattive come te, per forza. Noi dobbiamo essere chiari, fare un discorso. Ma ti chiedo la chiarezza, te la chiedo. Vengono a mangiare a casa di Marescotti 25.000 persone. Finiscila, sii un po' realista, stai con i piedi per terra. Per cortesia, non è dire chiacchiere, che qua siamo pieni nella città di Taranto di chiacchiere. Cosa significa dire chiacchiere? Che in questo momento lo Stato non ti può dare 4.000 euro per ogni lavoratore, rassegnati, dobbiamo cercare di fare ambiente lavoro, dobbiamo tentare di tenere lo Stato tempo. Lo sta già facendo adesso. E beh, che facciamo? Sei contento che lo Stato non lo sta facendo? Ma questa situazione sei contento che i dipendenti a proroga a e poi che si fa? Che si fa? Ma che cosa dici? Dopodiché che fai? Mozione d'ordine. Mozione d'ordine. Quello lì sta, chiedo scusa, dico quello lì sta lavorando, no? Nonostante tutte le cose che ci hanno raccontato. I lavoratori stanno gestendo i lavori. E noi gli diamo 4.000 euro per fare felice Marescotti. Come l'arsenale. No, è in perdita. Come l'arsenale. Ilva in perdita. Sta gravando sulle casse dello Stato, hai capito? Sta gravando sulle case dello Stato. Sai con chi stai parlando? Con un dipendente dell'arsenale. No. Allora che cosa stai dicendo? Come l'arsenale per riempire la bocca? Ti vuoi riempire la bocca? Che c'è l'arsenale che sta così, l'Ilva che sta così, chiudiamo i battenti e facciamo felice a Marescotti. A Taranto abbiamo un'economia e dobbiamo risolverla o no? Ti vuoi l'arsenale? Devi risolvere questa economia. Allora, non voglio essere così. Non tenere il prosciutto davanti agli occhi. Marescotti, le persone oggi si stanno buttando per Isola Verde, 200 persone si stavano buttando giù. Su Isola Verde, non dimentichiamoci un momentino, perché all'epoca Isola Verde era l'isola dei famosi, dove venivano assunti gli amici di Tizio, di Caio e di Sempronio, di tanti politici che governavano. Ora si è detto, ma guarda un po', a Isola Verde ci sono tutti, impiegati e non operai. Va bene, sta perdendo uguale. Va bene, Scotti, cerca di stare con loro due. Detta la tarantina, consentite, dopo Marescotti. Però scusate, in questo se no Marescotti, loro due, giustamente dici, ma noi che veniamo a scaldare la sedia? Già abbiamo proprio tanti parlamentari che scaldano la sedia a Roma. Un minuto per concludere. Proprio allora, le regole di funzionamento dell'Unione Europea non consentono di dare soldi a un'impresa in perdita, mentre invece è possibile con i fondi europei dare questi fondi ai lavoratori, e non è assolutamente una violazione delle regole europee, e
io ritengo che se butta no, vi devo fermare, noi abbiamo 12 miliardi di euro europei che non siamo in grado di spenderli a fine. L'Italia non esiste solo una città che si chiama Taranto, esistono tante città che sono come Taranto e la Lega Nord certamente farebbe, ma Renzi ha detto che Taranto è il problema più grosso dell'Italia. Scusa, se mi fai finire, è vero o no? Te lo posso dire io che Renzi dice così, non lo puoi dire tu a me, va bene? Allora, se è il problema dell'Italia, ma nell'Italia ci sta dalla Sardegna al nord al sud, per cui noi 12 miliardi li devi plasmare. Sembra quasi che non stai facendo io sono di, allora, tu di invece 12... no, tu vivi sulle nuvole, non di Taranto. Forse restando sulle nuvole. Va bene, fermiamoci qui. Ma non conviene vivere sulle nuvole visto l'inquinamento, comunque, regalando, ma forse soldi, qua è ancora peggio. E allora, Conte, intanto lei tutte le repliche che ritiene opportune, però io volevo lanciare un input. Nonostante l'Ilva, la situazione che viene considerata come la permanenza dell'Ilva come la sicurezza di vita occupazionale, ci sono dei dati della Camera di Commercio, della tredicesima giornata dell'economia, la quale dice che a Taranto, di tutti coloro i quali hanno la capacità lavorativa, uno su due è disoccupato. E dice anche che il tasso di disoccupazione giovanile, nell'età compresa tra i 15 e i 24 anni, è cresciuto in provincia di Taranto di quasi 14 punti in un anno. E dice ancora in estrema sintesi il rapporto che le cose vanno meglio e quindi hanno una maggiore incidenza, sottolinea il rapporto Taranto 2015, sottolinea l'incidenza del comparto agricoltura, silvicoltura e pesca. Dunque, l'alternativa per Taranto, il futuro per Taranto, rebus sic stantibus, si chiama agricoltura, si chiama mare, si chiama agroalimentare, non si chiama industria pesante. Poi replichi a quello che hanno detto gli ospiti. No, vabbè, diciamo che le repliche, l'unica replica che voglio fare, o l'osservazione che voglio fare, è che non possiamo parlare della siderurgia solo ed esclusivamente connessa a Taranto. Abbiamo sentito prima dall'amico Rizzo che la siderurgia in Italia occupa ben più numeri, e se si chiude Taranto, in automatico tutte quelle aziende praticamente vanno fuori mercato. Io dico semplicemente che le macchine che si stanno costruendo in Basilicata, una volta venivano costruite con le lamiere che si facevano a Taranto, oggi le lamiere vengono dalla Corea, e quindi evidentemente la bilancia dei pagamenti dell'Italia, non dell'Ilva di Taranto, perché il bilancio dell'Ilva di Taranto va visto anche nel bilancio più complesso dello Stato italiano e quindi della bilancia dei pagamenti. Continueremo ad essere sempre tributari per le energie, continueremo evidentemente a farlo anche con la manifattura, però voglio dire, è una scelta e questa scelta sarà pagata. Tornando invece alla possibilità che Taranto abbia delle crescite evidentemente in altri settori. E poi un inciso, sempre nel rapporto della Camera di Commercio si legge che il potenziale turistico della provincia di Taranto appare ancora in larghissima parte sottoutilizzato. Insomma, qui si dice che Dicono, ma non dicono quale. Cioè, come al solito si quello, non è che, no, il turismo. Non è che parliamo del turismo religioso, parliamo del turismo in generale, anche appunto, quello religioso. Il turismo in generale, ma devono dire anche attraverso quali strutture, in quali luoghi, come questo sviluppo del turismo. Il turismo nella provincia ionica dovrebbe essere più sviluppato. Allora, ascoltate un attimo. Poi, che sia a Monacizzo o sia mio cugino, a Montedarina, poco cambia. Mio cugino, che è un primario medico ed lavora a Pordenone, non è potuto venire in vacanza in Puglia perché ha tentato di prenotare e non è riuscito a trovare un posto nel Salento dove lui voleva andare, perché noi siamo originari del Salento. Sapete dove è andato, dove ha trovato posto? In Sardegna. Allora, vuol dire che lo sviluppo turistico, laddove è possibile, si fa. Anche Lecce ha detto che l'Ilva inquina nel Salento,
sull'onda, figuriamoci a Taranto. Sull'onda, no, dico, su, però nonostante tutto lì la gente turisticamente. Qual era? Diciamo, una... allora, per quanto concerne invece lo sfruttamento della pesca, andate a chiedere a qualche pescatore di Taranto se c'è ancora spazio perché qualcuno vada a pescare a Taranto, nelle aree di Taranto. Ecco, ricordiamo a beneficio degli ospiti, degli amici che si seguono a casa, che al termine di questo dibattito, parlando proprio di pesca, c'è uno speciale della WIL, della WILA, appunto il settore della WIL che si occupa dell'agroalimentare, dedicato proprio alla pesca. Abbiamo volutamente, ci siamo soffermati su questo comparto. Allora, c'è un buon andamento per il pescaturismo, ma il pescaturismo vive su un giorno, vive su una struttura cooperativistica di 10-12 persone, cioè i numeri sono abbastanza risicati nell'ulteriore attività. Una volta chi perdeva il posto in Italsedere o nell'indotto dell'Italsedere andava a fare il Cozzarolo. Oggi non fa manco più quello, perché anche lì sono saturi. Però anche conosco Cozzaroli o Cozzaruli, non so come si dica, che prima facevano i Cozzaruli e poi sono entrati in Ilva. C'è il percorso inverso, ve lo testimonio io. Quando il centro ittico Tarantino Campano ha fatto causa all'Italsider del tempo, perché l'Italsider aveva messo le idrovore nel Mar Piccolo e la Comios, il famoso centro ittico Tarantino, chiudeva, 400 pescatori che facevano prima il mestiere di Cozzaruli sono passati, o di ostricari, al tempo. O le coste che non ci sono più. Sono passati in Italsider, perché al tempo era più facile la vita dell'Italsider rispetto alla vita del Cozzarulo. Oggi evidentemente le condizioni di rischio sono diverse. C'è da dire una sola cosa, aggiungo che mi pare che i dati dell'INPS sono stati dell'INPS, come si chiama l'ente? L'INAIL, hanno portato delle statistiche che gli infortuni nell'area industriale sono diminuiti del ben 60%, quindi vuol dire che dei passi avanti anche sotto l'aspetto della sicurezza si stanno facendo. Francesco Rizzo, riprendiamo intanto se vuole aggiungere qualcosa al dibattito, no, e poi sul tema sicurezza, perché qui l'uomo della strada legge Morricella purtroppo è passato all'alto mondo con una gettata di ghisa. Successivamente nei giorni scorsi un altro incidente, perché poi ci sono gli incidenti minori che grazie a Dio non comportano la morte ma comportano solo dei danni fisici reversibili, però quelli sono l'avvisaglia, no? Di un qualcosa di grosso che potrebbe accadere. Cioè, se io non mi fermo al semaforo rosso, mi può andare bene, ma mi può anche andare male. Non è detto che sol perché non c'è stato il morto il problema non si pone. Allora, no, sulla questione dei dati, prima, il ragionamento è semplice. Se tu non hai le migliori condizioni di sicurezza sugli impianti, chiaramente quel dato è abbassato, sì, ma anche perché abbiamo un numero di ore lavorate molto ma molto minore rispetto al 2000. Abbiamo una forza lavoro di dipendenti che praticamente si è quasi dimezzata nel totale, ha perso credo un 30% fra ILVA e appalti negli ultimi 6-7 anni. E poi era una relazione che quella che andava a guardare dal 2005, se non sbaglio, al 2012. Ad oggi, guardate, se dobbiamo parlare di sicurezza, io vi dico che l'altra settimana scorsa è capitato che non c'erano le mascherine in un reparto dell'ILVA, o è capitato per mesi che non avevamo le tute, o è capitato per settimane che non abbiamo avuto i guanti. E non erano spesse grandiose, no? Perfetto. Non era la copertura dei parchi minerali. Allora il ragionamento è questo, ecco, cerco pure di allargare l'orizzonte. Io dicevo prima che non possiamo essere condannati a scegliere tra lavorare in quelle condizioni oppure a un certo punto diventare disoccupati. Questo io ti voglio bene, però dire che noi abbiamo gli ammortizzatori sociali è una cosa, a Marescotti si riferì. Dire questa cosa a un lavoratore è una cosa antipatica, perché tutti i lavoratori hanno gli ammortizzatori sociali, fortunatamente. No, lui diceva però, dice, nella peggiore delle ipotesi, come si ammortizza l'urto? Che sono un piccolo paracadute, però guarda, glielo dico con cuore in mano, combattiamo dalla mattina alla sera, perché vivere con 900-1000 euro di solidarietà, e la maggior parte di quei lavoratori, circa 6.000-7.000 lavoratori dell'IRPA, hanno un mutuo. E sono monoreddito. Non è una cosa semplice. Chiaramente, io lo dico, se domani mattina avessimo un'alternativa, noi l'abbiamo detto più volte,
magari anche con 200 euro in meno rispetto alla Svema. Noi ci andremo a lavorare, guardi, non staremo qua a discutere di Ilva o non Ilva, però il ragionamento è prima l'alternativa. Io poi do pienamente ragione a voi quando parlate sulle questioni ambientali, cioè lei lo sa forse, no? Noi siamo l'organizzazione che denuncia di più da questo punto di vista, perché non vogliamo nascondere nulla. E così come non vogliamo nascondere il fatto che il governo, io lo dico molto chiaramente, l'azione del governo a un certo punto è un'azione che, come dire, sta portando, come dire, a galla tutte quelle criticità. Noi siamo arrivati a fare un decreto, che credo che sia la prima volta in Italia, su un infortunio mortale di un lavoratore. Cioè noi abbiamo fatto un decreto non per salvare l'Ilva, scusate se lo dico, perché tutti questi decreti secondo me a un certo punto stanno affossando l'Ilva. Il paradosso è quello. L'altro giorno durante l'incontro in azienda io ho detto da domani mattina, siccome veniamo accusati di essere quelli che sindacalmente vogliono chiudere l'Ilva, ho detto noi diremo che voi volete chiudere l'Ilva. Perché c'è sempre il solito elemento che manca. Allora, per la questione Ilva ci vogliono due elementi che sono fondamentali: la volontà politica e i soldi. Cioè, guardate pure qua, abbiamo parlato di investimenti di soldi, ma dove stanno? 400 milioni di cassa depositi e prestiti, nel decreto è previsto che possiamo prenderli in 2 anni. Allora, ipotizziamo per assurdo che ci vengano dati 50 milioni in 4-5 mesi, sapete che cosa facciamo con quei soldi? Pagheremo gli stipendi ai lavoratori, quindi non avremo la possibilità, come dire, di investire. Ecco perché prima dicevo, probabilmente lì il governo si doveva assumere la responsabilità fino in fondo, fermare lo stabilimento, ripristinare quelle zone. Noi non siamo quelli che hanno detto fermiamo completamente tutte le aree dello stabilimento, perché non tutto lo stabilimento, come dire, lo stabilimento che sta marcendo, però dobbiamo fermare quelle aree critiche, come in questo momento è critica la situazione dell'AFO 2 che va fermato, come in questo momento è critica la situazione della Ceria 1 che non dovrebbe ripartire, perché abbiamo fatto i lavori AIA ma non abbiamo fatto i lavori, come dire, per garantire la sicurezza dei lavoratori all'interno, spendere i soldi, ripristinare, e di fianco la politica. Io mi aspetto dalla politica un progetto per Taranto, cioè non possiamo pensare di andare avanti con quell'industria per i prossimi 20-30 anni, perché quello è il compito della politica. Perdonami, però qui, prima quando dicevo ammortizzatori sociali, intendiamo ammortizzatori sociali su cui si può costruire con delle integrazioni un progetto, ad esempio bonificare un terreno, mettere in sicurezza la falda con gli stessi lavoratori Ilva che avendo come base gli ammortizzatori sociali. Io sono sociali... d'accordo con lei, però le faccio notare una cosa, professore. Guardi, noi stiamo facendo una battaglia all'interno di quello stabilimento dicendo ogni giorno al governo che ci stai prendendo in giro, e sto governo secondo noi, noi partiamo dai dati del sequestro equivalente della Todisco, che parla addirittura di 8 miliardi e 100 milioni. Poi c'è stato Bondi che ha parlato di circa 3 miliardi e 8, noi queste cose le abbiamo fatte notare a Renzi quando è venuto a tanto. Allora, se di fronte abbiamo un governo che non ha la capacità di metterci 3 miliardi e 8, io trovo difficile che domani mattina questo governo avrà la capacità di mettere miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di euro, perché guardate, senza che ci prendiamo in giro, la situazione là dentro, il danno sull'inquinamento non è che l'abbiamo fatto in un anno, sono 50 anni, la situazione è drammatica lì, cioè ci vorrebbe per fare, come dire, per cancellare l'Ilva ci vorrebbero decenni, ci vorrebbe, come dire, un sacco di soldi, un sacco di soldi. Io dico che oggi non siamo nelle condizioni di fare questo, siamo nelle condizioni di fare altro, di progettare. Ma ne sotto proprio 10 secondi perché poi ho gli obblighi pubblicitari. Il funzionamento dell'Europa è questo: se tu metti un euro come Stato italiano, l'Europa ci mette un altro euro, e sono 2 euro. Se tu metti un miliardo, l'Europa ci mette un altro miliardo. Attualmente noi abbiamo una situazione per cui entro il 2015 dovremmo spendere 12 miliardi di euro se avessimo i progetti per farlo, solo che noi non abbiamo progettisti, non abbiamo idee e non abbiamo soprattutto la quota di cofinanziamento italiana, perché ovviamente l'Europa ci dà 12 miliardi di euro se anche tu ci metti qualche cosa. Ok, benissimo. E allora ora andiamo in pubblicità. Prima però abbiamo parlato di Ilva, abbiamo parlato di morte all'interno dello stabilimento. Abbiamo pensato a Morricella, ad Alessandro Morricella, Morris per gli amici, ma come vedete qui accanto a me, alla mia destra, c'è sempre l'immagine di questo piccolo Alessandro Rebuzzi che a soli 16 anni ha lasciato questa terra. Lui aveva una patologia che purtroppo veniva veramente acuita a dismisura ed è diventata una delle cause di mortalità. Questa causa di mortalità
essenziale, purtroppo fondamentale per la sua morte, era rappresentata dalle polveri sottili provenienti dall'Ilva. E voglio ricordare Alessandro Morricella, si è tenuto un memorial appunto in ricordo di Alessandro Morricella. Ecco, questo è, lo volevo ricordare come vittima di un sistema, Alessandro come tanti altri. Marescotti, lei ricorderà sicuramente il particolare in cui questo bambino, che era sofferente, era malato, con grande dignità, con grande forza, con grande sforzo, si arrampicò dinanzi appunto alle grate del tribunale e diceva: voglio respirare aria pulita. Lei lo ricorda, un'immagine toccante. Ecco, ora, questo a prescindere da tutti, perché poi mettiamoci per un attimo nei panni di un genitore che perde il proprio figlio. Ecco, penso al dramma della famiglia Rebuzzi, al papà Aurelio, alla signora Rebuzzi, e perdere un figlio quando era anche figlio unico, non so cosa significa, anzi lo sappiamo bene. Bene, era una riflessione, un voler parlare ad alta voce, ma mi piace, ho deciso proprio che questa immagine, fin quando ci sarò io a condurre questa trasmissione, e non ci saranno, perché si sono spazi autogestiti, altri parlamentari che possano di nuovo togliermi il microfono, Alessandro sarà sempre con noi. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il ponte girevole, il castello aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL, esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti.
Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto, telefono 099-779-8537. Empire Bar Pasticceria, via Mazzini 187 Taranto, messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Rush finale di Polifemo, devo dire che una quattro ospiti belli agguerriti, soprattutto Lucarella. No, sto scherzando. E dicevo, due minuti a testa, partendo da Lucarella. C'è il progetto di livello nazionale Garanzia Giovani, tutte le misure, no? Una serie di iniziative che il governo pone a favore dei giovani, però poi il governo che dice di voler salvare Taranto, che dice di voler il bene di Taranto, i decreti salva Taranto, e poi il centro per l'impiego di Taranto non ha le unità lavorative, non ha il personale per poter smaltire tutte le richieste relative al, analizzare le varie richieste relative al progetto Garanzia Giovani. Insomma, la teoria è una cosa e la pratica è un'altra. Come vogliamo salvare Taranto se poi a Taranto non vengono date le stesse opportunità che hanno altre realtà pugliesi e italiane relativamente al progetto Garanzia Giovani? Io penso che questo fa parte del famoso discorso della spending review, con chi rientra all'interno di quel discorso, in dove sono state abolite anche le province. All'interno delle province noi sappiamo bene che ne fanno parte i centri per l'impiego del lavoro. Quindi da un certo punto di vista la provincia di Taranto ha dovuto, tra virgolette, sopprimere un servizio che era coloro che lavoravano all'interno dei centri per l'impiego, che erano dipendenti della provincia, tipo il protocollo informale, tutte queste cose qui. Poi chiaramente non si è stata definita per tempo la procedura riferita ai centri per l'impiego del lavoro, che sappiamo bene che non hanno goduto con l'abbattimento delle province o la revisione delle province, non hanno goduto appunto della... si sono trovati in una situazione di emergenza, insomma, non sapevano a un certo punto, non sanno se erano dipendenti provinciali o erano, le loro funzioni passavano direttamente alla Regione Puglia. All'interno del contesto certamente la prassi burocratica ha imperato tantissimo rispetto alla chiamata di questi giovani che avevano presentato domanda per la famosa garanzia giovani. Per alcuni casi la cosa è andata avanti, per altri casi c'è stata una lungaggine di burocrazia che ha portato alcuni giovani, alcuni ragazzi in particolar modo, a non essere chiamati nei centri per l'impiego anche per fare la selezione. Poi c'è stato anche il rinnovo del Consiglio regionale e quindi anche gli enti di formazione che dovevano seguire queste cose qui non sono stati in grado di poter appunto assolvere determinate procedure. Noi ci auguriamo, con l'entrata del nuovo governo regionale, con il fatto che si debba definire meglio quelle che sono le competenze che spettano provincia o regione rispetto ai centri per l'impiego del lavoro, che tutto ciò possa essere alla fin fine recuperato. Soltanto una cosa. I nostri parlamentari però, scusatemi, sollevassero un po' il sederino dalla sedia e si battessero molto
per questa vicenda, perché mi sembra assurdo. Taranto ha bisogno di aiuti, dovrebbe essere privilegiata rispetto ad altre realtà italiane e poi paradossalmente viene penalizzata. Diciamo, è incredibile. C'è stato anche l'impegno da parte del Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Michele Emiliano, a prendere, diciamo, il toro per le corna, per così dire. Marescotti, lei ha avuto anche degli scambi di opinioni, di vedute con Emiliano. Cosa si aspetta da Emiliano? Ci crede? O potrebbe essere stritolato dal governo nazionale da una parte e da certi metodi del PD? Io ho fiducia che una delle prime cose che possa essere fatta è la creazione di una commissione regionale per la riconversione di Taranto. È una cosa che è stata promossa dal Movimento 5 Stelle e che ritengo che il Presidente Emiliano possa attuare, e in questo, diciamo, contenitore, una commissione per la riconversione di Taranto, far confluire le menti e le esperienze migliori. Io vorrei dire a Lucarella, noi siamo andati in due minuti a testa, diverse parti d'Europa a studiare. Le cose che io porto qui non sono prove. Noi siamo andati a studiare a Stoccolma, siamo andati a studiare a Lussemburgo, siamo andati a studiare a Friburgo, siamo andati a studiare una serie di casi concreti e abbiamo fatto pubblicazioni su questo. Ecco, mi consenta, e sono tutti luoghi sì, dove una parentesi, fatta... un aspetto che ho forse sottolineato poco in questa puntata. La Commissione europea in più occasioni ha bocciato, ha bacchettato, ha diffidato l'Italia per la questione ambientale dell'Ilva. L'Italia è in difetto. Cioè, noi aspettiamo che da qui a che punto siamo? A non molto l'Italia, e ci atteniamo che verrà deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e questa non è l'unica procedura, ve ne saranno probabilmente delle altre proprio per violazione del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, per aiuti di Stato a un'azienda in crisi. E noi abbiamo studiato una serie di casi che potevano attagliarsi a Taranto. E Antonia Battaglia, che è la nostra, diciamo, referente a Bruxelles, è andata a studiare il caso Belval, si è portata a casa pacchi e pacchi di documenti su come hanno fatto a Belval, in Lussemburgo, le bonifiche che non sono state fatte come a Bagnoli. Allora, quando si tira fuori la questione di Bagnoli, ovviamente è come dire l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ma non tutte sono state fatte male così. Ci sono state esperienze di bonifica come quello della Ruhr, come quella di Stoccolma. L'importante è che siano fatte bene. Sono esperienze europee. Allora, se queste esperienze europee sono state fatte bene, perché da Taranto qualcuno che abbia buona volontà non va lì a studiarla e portare questa esperienza a Taranto? E allora, Conte, noto che a tutti i costi a Taranto si vuole dare una vocazione, si vuole continuare a dare una vocazione iperindustriale. L'Ilva, va bene, c'è. E lì l'Eni, c'è. E poi si aggiunge Tempa Rossa. E poi si aggiungono le vergognose, sottolineo vergognose e schifose, ipotesi di trivellazioni. Insomma, perché snaturarci? Quello, l'Ilva, dice, è stata fatta una scelta, e amen, ma errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sì, certo, perseverare è diabolico, ma quando si persevera in un senso e si persevera anche nell'altro, quindi non c'è mai, come dire, la verità assoluta da una parte e il torto assoluto dall'altra. Si tratta semplicemente di ragionare. Ora, noi a Taranto siamo da ormai, credo, 8 o 9 anni senza progettualità. C'è un'amministrazione comunale che vivacchia, che segue certe onde contro questo e contro quello, ma poi non pianifica e non progetta una ipotesi futura diversa. Non c'è nessuno, credo, che perseveri nella iperindustrializzazione di Taranto. Esistono delle situazioni, di recente si sta dicendo della Grecia,
che la Grecia non può risollevarsi perché le manca la base industriale. Non si può vivere solo di turismo. Tutto il mondo lo sta dicendo alla Grecia e noi stiamo andando verso la Grecia di oggi. Da Taranto stanno andando via tutti quelli che erano un giorno avevano la capacità di progettare. Tra un po' anche l'autorità portuale di Taranto sarà trasferita a Bari. Prete c'ha colpe? Ma non lo so se Prete ha delle colpe o il sistema ha delle colpe o la connivenza tra l'assenza del sindaco, ecco, in una pianificazione del territorio di Taranto ha colpe. E questa è la situazione. Se non abbiamo la capacità politica di imporci nei confronti delle situazioni, evidentemente che Taranto tornerà sempre più indietro. Lucarella, ma esiste il sindaco a Taranto? E voi perché ve lo vedo assente, completamente assente su varie problematiche. Sembra un'amministrazione che vada avanti per forza di inerzia fino al 2017. Ma rendetevi conto che voi del PD siete il partito di maggioranza relativa e vi state assumendo una responsabilità politica enorme. Se alle prossime vi presenterete come vi presenterete alle prossime elezioni, la gente vi dirà: signori, se Stefano ha fallito grazie a voi che gli avete dato la stampella fino all'ultimo giorno. È una domanda? È una riflessione che meriterebbe una valutazione. Sì. Tommy, è una domanda. È una mia. E devi rispondere. È una mia cavolata. Devi rispondere. Però cosa dice? Senti. Io al posto vostro mi salverei in corner, mi salverei gli ultimi 2 anni e staccherei la spina. Io vi do questo consiglio, poi fate come volete. Però io al posto vostro, no? Io, Tommy, al posto vostro, non augurerei alla città di Taranto, o da sicuro che sia migliore, un commissariamento per un anno. Ma non è che ci sarebbe grande. Ma perché tra Stefano e un commissario c'è differenza? No, chiedo scusa, cioè alla fin fine. Nulla per nulla, mi prende il commissario. Mezzo, no? Penso che adesso ci saranno tutte le condizioni per stabilire un nuovo percorso per il futuro candidato sindaco. Però facciamo terminare questa amministrazione. Lo sa che c'è gente che ha odiato che politicamente la Di Bello e rispetto a Stefano la sta rimpiangendo, che è tutto dire. Forse non c'è limite al peggio, ma anche forse non c'è limite al peggio. Chi l'avrebbe mai detto? Ma allora, Francesco Rizzo, il rapporto dell'USB con gli altri sindacati, perché molte volte gli altri sindacati appaiono abbastanza, non voglio dire compiacenti, ma morbidi anche rispetto ai vertici, alla situazione Ilva. Voi apparite, tra virgolette, come quelli brutti, sporchi e cattivi. Come va con gli altri sindacati? In questo momento non ci sono rapporti, anzi io colgo l'occasione per ringraziarti perché veniamo letteralmente boicottati negli ultimi 12-18 mesi. Nelle altre emittenti c'è il zero assoluto, ma non solo le emittenti, anche i giornali. E qualche giornalista amico me ne dà atto. Ci ha anche detto che. Il solito dice: se viene l'USB, gli altri non vengono, e quindi facciamo fuori l'USB. Quello è scontato. È successo con altre emittenti televisive. Poi io sono uno di quelli che pensa sempre che il confronto è salutare, e credo che uno degli elementi che manca a questa città è il fatto di mettersi, come dire, ad un tavolo e ragionare pur su posizioni diverse. Guardate, se uno mi chiedesse rispetto a quello che dice il professore, io una parte del ragionamento del professore però come dire, la rispetto. Ecco, invece qui si è perso in questa città proprio il valore del rispetto, il confronto. Sì. Perfetto, non c'è il confronto. Noi all'interno di quello stabilimento veniamo purtroppo non solo da Finfiammoguir, ma anche dall'azienda. Non è un caso che siamo stati, ecco, qui faccio appello io l'ho detto anche ai parlamentari del PD, Partito Democratico, cioè parliamo della democrazia. Che democrazia è quando all'interno di uno stabilimento si decide in una stanza chiusa lasciando fuori l'USB, quindi si prendono decisioni rispetto anche alla vita lavorativa all'interno dei lavoratori? È successo questo. Che democrazia è quando anche il prefetto, rispetto alla questione della FO2, non ci convoca in prefettura? Noi rappresentiamo il 20% dei lavoratori, 20% dei lavoratori che sono circa 2.000 persone lì dentro che ci hanno votato, 20% dei lavoratori che, come dire, si rivedono l'idea di USB, che non sono quelle di andare avanti a prescindere qualsiasi cosa succede, ma sono idee che oggi sembrano rivoluzionarie, ma che in realtà dicono vogliamo lavorare, però evitando, come dire, purtroppo di
fare la fine di Alessandro Monicello e di riprodurre tragedie che poi alla fine, come dire, sconvolgono le famiglie. Ok, e allora come vedete noi siamo, io da quando ho acquistato questi spazi televisivi l'ho fatto per poter essere veramente libero, affinché nessuno mi dicesse domani ne parlerò al tuo editore. Io ho questi spazi, rispetto tutti, ma do la libertà che in altre parti mi è stata negata e che sicuramente in altri ambienti, o forse negli stessi, mi verrebbe tuttora negata. Questo è il nostro slogan. Polifemo, l'occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni. E sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Quello che ha detto Rizzo, io ho invitato tranquillamente Rizzo dell'USB. Sebbene l'USB è sgradita, sebbene in altre emittenti dice Rizzo io ti inviterei, virgola, però sai, se vieni tu non vengono gli altri. Io dico Rizzo e l'USB viene, come vengono i liberi pensanti, come può venire una forza di estrema sinistra, come può venire Casa Pound, come può venire chiunque. Poi, a coloro i quali stanno strette le scarpe, io le scarpe gliele tolgo proprio e il problema non si pone. Bene, allora ringraziamo Tommy Lucarella, segretario provinciale di Taranto del Partito Democratico, cittadino. No, già c'è Musillo. A proposito, io invito spesso Musillo. Musillo dice, e lo ha, e ha certamente impegni professionali, non lo metto in dubbio, però io anche dico che Musillo farebbe bene a essere presente come segretario provinciale, perché se uno ha altri impegni, e ne ha tanti, ed è giusto per carità che li abbia, non è che gliel'ha prescritto il medico di fare il segretario provinciale, no? Maggiore presenza Musillo, perché lei è una persona capace, deve confrontarsi, deve rappresentare la voce del Partito Democratico, no? Musillo, la vogliamo qui. Grazie al professor Alessandro Marescotti, presidente di PISLINK. Grazie al dottor Michele Conte, lui è presidente del Propeller Club Taranto, nonché iscritto a Federmanager. Grazie a Francesco Rizzo, segretario provinciale di Taranto dell'USB. A seguire quindi lo speciale WILA dedicato alla pesca e poi noi ci rivedremo sempre venerdì prossimo Polifemo, l'unica informazione libera della città, che piaccia o no, è così. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. WILA Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese.
ed il GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vaschi, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Molfetta, sala consiliare del municipio, la Huila Puglia ha organizzato un convegno dal titolo Pesca, un settore da mettere in sicurezza. Dunque continua il grande impegno della Huila Puglia nei vari ambiti appunto del comparto di sua competenza, quello agroalimentare. Questo oggi ci si occupa di pesca con vari relatori e ci sono rappresentanti appunto del governo, rappresentanti del sindacato, rappresentanti del settore ittico, proprio per dare voce a tutti, proprio per raccogliere le varie istanze e cercare di trovare risposte. La Huila Puglia va avanti e cerca di valorizzare appunto le varie risorse agroalimentari del territorio. Beh, certamente la pesca rispecchia proprio le doti, oserei dire, naturali della nostra Puglia. Qui siamo a Molfetta, un mare splendido, meraviglioso, un lungomare colonna, davvero bello. Beh, il tema della pesca è certamente un argomento da cui partire. A che punto siamo? Ecco, se lei, segretario, dovesse dare un voto, no? Qual è la situazione attuale in Puglia? I vostri desiderata e soprattutto le risposte che state ricevendo, se le state ricevendo da chi prende le decisioni. Il settore della pesca in Puglia è un settore importante, nel senso in questi anni possiamo ben dire che la regione in questo settore ha lavorato bene. Certo, c'è molto 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 ancora da fare, il tema del convegno di oggi, mettere in sicurezza questo settore, perché come tutti i settori in cui ci sono all'interno delle imbarcazioni, dei lavoratori dipendenti, anche in questo settore ci sono spesso le malattie professionali, ci sono gli infortuni sul lavoro, quindi la giornata di oggi serve anche a fare un punto della situazione per il rilancio di un settore anche attraverso tutte quelle che sono le misure
europee, nazionali, regionali che bisogna mettere in campo per rilanciare fortemente un settore che ha necessità, che per la nostra regione come quello agroalimentare è un settore strategico che bisogna essere capaci di valorizzare e quindi l'impegno spero della prossima giunta, e ormai c'è la nuova giunta regionale, sarà quello di sforzarsi di dare un occhio attento a un settore che possiamo sfruttare in maniera importante per la nostra economia, per i lavoratori stessi. La UILA svolge un ruolo importante perché come sindacato è il tradunione, l'elemento di raccordo con la base, con gli operatori del settore. Sì. Spesso c'è sfiducia perché ci si sente abbandonati dalle istituzioni e voi dovete cercate di dare risposte e di stimolare le istituzioni in quel senso, in quella direzione, partendo appunto dalle istanze della base. Certo, questo è il ruolo per il quale il sindacato è nato e questo è il ruolo che il sindacato deve svolgere tutt'oggi, quello dell'interesse e della difesa dei lavoratori in un settore, quello agroalimentare ma anche quello ittico, in cui diciamo c'è molta esigenza di sindacato. Il sindacato può essere il motore trainante per sempre più sensibilizzare le istituzioni sulla sicurezza sul lavoro e sul lavoro più in generale. Stefano Mantegazza, segretario nazionale della UILA. Vario e vasto l'impegno della UILA appunto nei settori di competenza dell'agroalimentare. La pesca ha un ruolo senza dubbio di rilievo, di prim'ordine, è il caso di dire. Lei, vedendo un po' il panorama nazionale e internazionale, con riferimento alle direttive europee, con riferimento alle scelte del governo, alle scelte degli enti locali, a partire dalle regioni per finire a province, per quello che ancora contano, e i comuni, in una sola parola, lei è ottimista, pessimista o moderatamente ottimista o pessimista? Noi dobbiamo essere ottimisti per statuto, però il settore è in crisi, è una crisi pesante che ha portato molti armatori a cessare la propria attività, e quindi anche con questo convegno noi chiediamo all'Europa e all'Italia, al governo, di impegnarsi in maniera del tutto diversa. Siamo tifosi delle iniziative del governo quando promuove l'agroalimentare italiano nel mondo. Bisogna fare molto di più anche per la pesca, che è un settore strategico per tante marinerie. Noi oggi siamo qui a Molfetta e siamo orgogliosi di esserlo insieme a tanti pescatori, però bisogna che questo governo faccia di più in questo settore. Ecco, segretario, sicuramente vi sarete interfacciati con il governo, con i responsabili del settore, dei vari dipartimenti, quelli del dipartimento relativo alla pesca. Ecco, che impressioni avete tratto? C'è una capacità non solo di recepire, ma anche di operare sulla base delle esigenze del comparto? A me sembra che il governo, anche con l'Expo, abbia puntato tutto sull'agroalimentare, e ripeto, da questo punto di vista siamo molto contenti che lo abbia fatto e orgogliosi dei risultati che le imprese insieme ai lavoratori stanno raggiungendo. Ci vuole un'attenzione maggiore delle istituzioni, a cominciare quindi da quella nazionale, per quanto riguarda il settore della pesca. Adesso ci saranno dei finanziamenti europei e attraverso anche i PSR dobbiamo utilizzarli al meglio. La ringrazio. E siamo con Enrica Mammucari, segretario nazionale della UILA Pesca. Beh, il nostro paese, l'Italia, parlando di livello nazionale, ma scendendo nella nostra Puglia, vive e convive con le problematiche della grande industria, di quella grande industria selvaggia che inquina, ma invece la riscoperta dei nostri aspetti naturali, delle nostre ricchezze naturali, penso la pesca può essere davvero l'alternativa.
Mi fa molto piacere che lei mi ponga questa domanda. Io vengo da Taranto e sappiamo qualcosa parlando di Ilva. Ma ecco, lei mi cita Taranto, le dico subito che Taranto è la più grande area marina per allevamento dei mitili al mondo, in cui noi abbiamo circa 1300 addetti. Quindi, come vede, non c'è soltanto l'Ilva a Taranto, ma c'è una risorsa anche in termini di tutela, anche di opportunità dell'occupazione, anche sul versante del settore pesca, che potrebbe essere riscoperta non soltanto a livello nazionale, ma anche da voi pugliesi. Mi fa piacere che lei mi ponga questa domanda, perché noi siamo profondamente convinti che la pesca possa rappresentare una grande opportunità non solo per i territori, per le economie locali, ma anche e soprattutto per il nostro paese. Ecco, un ruolo fondamentale lo hanno le scelte del governo. Ma le scelte del governo, allora, bisogna conoscere bene il settore per sapere che sono necessari accordi di sistema, accordi che definiscano strategie su più livelli, dalle politiche europee alle politiche nazionali alle politiche regionali. C'è bisogno di una regia, e noi chiediamo che in questi accordi, come dire, il ruolo del mondo della rappresentanza sia significativo, perché nel passato, e purtroppo anche con la nuova politica comune per la pesca, abbiamo riscontrato che troppo spesso viene a mancare la dimensione sociale. Cioè, la dimensione sociale della pesca significa l'attenzione verso i suoi protagonisti, che sono i pescatori, e quindi, come dire, si costruiscono percorsi fatti di imposizioni, di norme, di regolamenti, ma non si pensa a quelli che sono veramente i bisogni dei pescatori. Segretario, altro ruolo fondamentale è quello delle regioni. Sì, assolutamente. Le regioni hanno un ruolo fondamentale, perché la gestione del programma, ovviamente, dei fondi e delle risorse europee viene gestito a livello regionale. Vi do un dato: lo scorso programmazione, il FEP 2007-2013, le cui risorse potevano essere spese entro il 31 dicembre 2015, ha visto una spesa complessiva soltanto del 40% delle risorse disponibili. Quindi le regioni non solo non hanno speso, ma hanno speso anche male, e troppo spesso, purtroppo, scollegando. Poi si lamentano dei tagli del governo. Ma scollegando purtroppo anche le finalità, quelle più nobili che dovevano essere invece perseguite, quindi proprio quelle di considerare il settore come un settore strategico che doveva, come dire, non solo difendere la redditività dei pescatori, ma doveva soprattutto creare occupazione in un momento in cui il turnover dal punto di vista del ricambio generazionale è assolutamente un problema, perché chi vorrebbe lavorare in un settore dove ancora vige un sistema di retribuzione alla parte, dove c'è il calo ovviamente delle risorse anche in mare, e contemporaneamente c'è un aumento invece dei costi fissi sempre più significativo. Noi dobbiamo restituire a questo settore l'appetibilità di essere un settore invece che è in grado ancora di poter creare occupazione, ma che è in grado ancora di poter offrire effettivamente un futuro anche ai giovani e anche ai figli dei pescatori. Onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato all'Agricoltura con delega alla pesca. Beh, ci stiamo occupando delle problematiche appunto della pesca. Il comparto, la UILA, chiedono risposte al governo. La pesca, c'è poco da dire, è una delle alternative alla grande industria. In che modo, come governo, state cercando di soddisfare le esigenze del settore? Intanto una giornata di riflessione fa sempre bene, poter incontrare gli operatori, soprattutto mettere al centro i lavoratori, mettere la sicurezza sui luoghi di lavoro, mi pare che sia un'iniziativa molto interessante. Poi fare una riflessione più generale su quello che è lo stato della pesca in Italia, e quindi l'azione del governo, cosa sta portando avanti il governo in un momento molto particolare, in un momento strategico, nel momento in cui si avvia la nuova programmazione. Si investe sui fondi della pesca per il 2014-2020, non dimentichiamo che investiremo 1 miliardo di euro, quindi significa nuovi investimenti, sostenibilità della nostra pesca, innovazione, anche filiera, quindi valorizzazione della filiera, e quindi anche una capacità di commercializzare le nostre produzioni, avendo chiaramente un occhio di riguardo per quella che è la pesca artigianale, la pesca costiera, quella pesca che oggi mostra più difficoltà, però
oggi un'attenzione particolare da parte del governo mi pare che sia da tutti assolutamente rilevata, e quindi soprattutto una interlocuzione, e quindi occasioni come quelle di oggi sono occasioni di confronto, ma per verificare alcune questioni di carattere burocratico, ma anche soprattutto per dare una prospettiva, per poter rilanciare, per poter dare un segnale molto forte ad un mondo straordinario, ad un mondo che è in difficoltà però che ha una grande dignità e soprattutto che vuole uscire dalla storia dell'emergenza. Sottosegretario, c'è poi il discorso relativo alle normative relative alla sicurezza del settore. Sicuramente su questo stiamo investendo molto, lo faremo con la nuova programmazione. Il tema della sicurezza sarà centrale, così come sarà centrale il tema della qualità del lavoro per i lavoratori, quindi questo lo affronteremo in questa giornata di studio, in questa giornata di lavoro, e quindi certamente oggi il tema del lavoro e soprattutto come poter lavorare in sicurezza per noi è obiettivo prioritario, e le risorse che saranno stanziate nella nuova programmazione andranno proprio in questa direzione. Onorevole Nicodemo Oliveiro, lei è il capogruppo del PD in seno alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Facciamo un po' elenchiamo una serie proprio di elementi, di punti che avete affrontato in Commissione per far decollare il comparto della pesca. Intanto, e lo darà bene anche oggi Enrica, nelle passate legislature la pesca era figlia di un dio minore, anzi forse non era figlia di nessuno, nessuno si occupava di pesca. Oggi noi abbiamo fatto diverse iniziative legislative, a partire dal collegato dove ci sono norme specifiche per il settore, a continuare con un progetto di legge che oggi è alla Camera per, diciamo, la definizione totale, che riguarda tutti i problemi della filiera ittica. Sono tanti i problemi, perché questo è un settore trascurato da molto tempo. L'Europa ci maltratta, lo Stato, il governo finora ha sempre messo di meno, oggi invece col governo di Renzi sta mettendo risorse fresche, e le regioni non riescono nemmeno a utilizzare i fondi europei. Ecco, lei ci sono oggi tutte le condizioni per rilanciare il settore, e poi guardando il comparto, guardando tutta la filiera, si capiscono quali sono le difficoltà. Ne voglio citare qualcuno, insomma, una flotta ormai vetusta, un personale che è solo anziano, insomma ci sono tanti problemi che bisogna affrontare con serietà, e credo oggi anche questo convegno accenda un grosso faro su tutta la filiera, e la politica, quella buona a prescindere anche dalle appartenenze politiche, deve dare una mano, deve risolvere questi problemi. Eccoci con Gilberto De Santis, presidente della Ital Will Nazionale. Come recita il sottotitolo del convegno, pesca un settore da mettere in sicurezza. A che punto siamo proprio sul piano della sicurezza? Sul piano della sicurezza siamo naturalmente partendo con questa ricerca, che è l'inizio di un progetto e di un percorso che ritengo fondamentale per due motivi. Fondamentale perché riguarda la tutela delle persone, cioè delle persone che sono la ricchezza del settore della pesca, i lavoratori che si imbarcano e che devono avere strutture sicure, devono conoscere a fondo quali sono gli strumenti per tutelare la propria salute e anche la sicurezza delle barche. Fondamentale. Molto importante che ci sia anche in questo progetto la parte datoriale e imprenditoriale, che ha dimostrato lungimiranza, ha dimostrato coraggio nel voler affrontare insieme a noi e all'INAIL il problema della sicurezza, capendo che il problema della salute non è una cosa che riguarda esclusivamente l'autore, ma riguarda tutto il comparto e riguarda anche il buon fine del lavoro che fanno tutti i giorni i lavoratori, che è fondamentale. Abbiamo qui la presenza al convegno dell'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega alla pesca. Certamente dovrà darvi, se non vi ha già dato, risposte certe in ambito di sicurezza. Noi lo abbiamo intervistato, ha detto che sta facendo il possibile come rappresentante del governo. Qual è il vostro giudizio finora sull'attività del governo? Le vostre risposte, le vostre istanze sono state prese in considerazione?
Ma intanto naturalmente l'onorevole Castiglione farà di tutto il possibile per venire incontro ai problemi della sicurezza, ma per venire incontro in modo soddisfacente e positivo ai problemi della sicurezza deve farlo ascoltando le istanze, ascoltando quali sono i veri problemi che soltanto al mondo del lavoro possono venire e dandoci tutti e mettendo a disposizione gli strumenti di concerto con il Ministero del Lavoro e della Salute che sono fondamentali per fare in modo che ci sia una sicurezza reale in mare. Grazie. Gianpaolo Bonfiglio, presidente nazionale di Alleanza Cooperative per la Pesca. Beh, il ruolo delle cooperative è fondamentale. Quali risposte state ricevendo rispetto alle vostre istanze? Perché poi d'altronde, parliamoci chiaro, le cooperative relative alla pesca sono il settore trainante, sono il locomotore dello sviluppo appunto ittico. Le cooperative effettivamente organizzano buona parte della pesca italiana, anche perché per le particolari condizioni del lavoro della pesca è fondamentale avere delle strutture a terra che organizzano servizi e tutto quanto serve alle imprese. Le risposte che stiamo avendo in questa fase sono francamente poche e ancora molto confuse, perché siamo in un momento di transizione, di evoluzione normativa, sia in Italia nel passaggio dal programma triennale che sta finendo al prossimo, quindi cui ancora non si vede la luce, probabilmente siamo ormai saremo costretti a considerare una proroga tecnica di un programma triennale che peraltro è rimasto sostanzialmente sulla carta per mancanza di fondi, mentre sul piano comunitario continuano a complicarsi le cose per una normativa sempre più complicata e sempre più difficile da rispettare per i processi di adeguamento a cui siamo obbligati. Quasi paradossalmente una Unione Europea che ci mette il bastone tra le ruote, per paradosso. Ma sicuramente non condividiamo l'approccio della Commissione Europea su un'impostazione vecchia di una pesca da governare secondo loro con un sistema di comando e controllo, solo regole stringenti, autorità marittima che impone le regole. Evidentemente qualcuno a Bruxelles continua a non capire che la gestione della pesca, il governo della pesca, soprattutto in Mediterraneo, si fa con la partecipazione e la condivisione delle regole, perché il controllo in mare ha dei limiti oggettivi. L'evoluzione normativa, l'ultima riforma della politica comune della pesca, quella che è entrata in vigore all'inizio dell'anno scorso, porta tutta una serie di novità che a noi piaccia o no sono comunque regole, leggi, quindi noi dobbiamo semplicemente avviare, accompagnare un processo di trasformazione, un nuovo modello produttivo che riesca a centrare gli obiettivi della politica comune. Questo non è semplice, soprattutto in mancanza di una politica nazionale che ci sostenga e ci accompagni in questo processo. Eccoci con Antonio Trenta, segretario territoriale della UILA di Taranto. Parliamo del settore ittico, parliamo della pesca nella realtà di Taranto. Varie le richieste degli operatori del settore, il ruolo di filtro, di mediazione operato dal sindacato. Facciamo un po' il punto della situazione. Ma intanto la risorsa mare è una risorsa straordinaria, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Taranto. Noi in diverse circostanze abbiamo chiesto alle istituzioni di porre molta attenzione a questo settore, perché questo settore viene sfruttato pochissimo. Noi infatti a Taranto abbiamo tutta una serie di vicende legate alla grande industria e dei danni che ha creato a questo settore, pertanto bisognerebbe invitare le istituzioni a fare qualcosa affinché si recuperi quello che si è perso. Faccio un esempio. Noi abbiamo il Mar Piccolo che oggi non può essere utilizzato per coltivare la cozza. Quel Mar Piccolo dovrebbe essere bonificato, perché quello è un posto dove la cozza tarantina prima veniva prodotta e sviluppata con dei risultati eccellenti. Adesso è stato trasferito tutto nel Mar Grande, però noi invitiamo insieme alle istituzioni a creare qualcosa che si possa ritornare a coltivare nel Mar Piccolo. Un'altra iniziativa importante è stata fatta recentemente a Taranto, che noi l'abbiamo sostenuta fortemente come sindacato, è anche la coltivazione dell'ostrica tarantina. Noi abbiamo un prodotto che è straordinario, quest'ostrica, che è buonissima, che cresce proprio sui gusci della cozza nera,
Pertanto noi dobbiamo incentivare, grazie anche alla Regione Puglia sono stati fatti finanziati questi progetti, però bisogna continuare in questo senso, solo così veramente potremo utilizzare un prodotto che è straordinario, quello del mare. Un convegno questo sulla pesca in cui sono stati lanciati vari input, sono stati recepiti questi input, ora ovviamente dovranno essere elaborati da chi è istituzionalmente preposto e chi è istituzionalmente preposto dovrà dare risposte concrete. Mi è piaciuto molto l'approccio della UILA rispetto alle problematiche della pesca perché ha considerato il rispetto dell'ambiente. C'è stato anche un riferimento alle parole di Papa Francesco e vedete la pesca è una delle espressioni proprio più forti, più vive dell'ambiente, di quanto Madre Natura ci dona. È un ritorno alle origini, un ritorno soprattutto al rispetto della natura e quanto ci vuole in una società, consentitemelo, troppo, ma davvero troppo, colonizzata dalla grande industria. È tutto. La UILA continuerà con altri impegni per analizzare e per affrontare le problematiche relative ai vari settori di sua competenza, ossia dell'agroalimentare. Questo programma è stato offerto da Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole. Covertech SRL. Edil GS. Hotel Europa. Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia. Project Management Service. Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. UILA Puglia. BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, ho ripreso le trasmissioni su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rosee aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme, per una Taranto migliore, per una Puglia
migliore su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Il regalo mio più grande è...